Bene, ero molto giovane, molto più giovane di adesso, la prima volta che ho visto suonare i Fleur du Mal in una Roma vivace, piena di gruppi New Wave che andavano da una parte all'altra cercando di cambiare il suono di questa benedetta città. Sono passati moltissimi anni, la gran parte di quei gruppi New Wave, se non quella quasi totalità, è morta, non suonano più, non sono in giro. Di certo, invece, l'Iguana è ancora qui da noi. Stefano De Martini e soprattutto la band, grazie di essere con noi. Come si fa a resistere tutto questo tempo senza mollare mai? Cambiando, cercando di fare musica nel miglior modo possibile, quello che abbiamo fatto noi è sempre alla ricerca di fare musica nel miglior modo possibile. E la band è cambiata parecchio, anche il suono. Anche il suono, siamo diventati un po' più rock blues, siamo tornati alle origini, diciamo. E siamo diventati in 5 con 2 sax. Ce li vuoi presentare visto che sono qui? Sempre sì. Tieni di vicino al microfono perché sennò non sentiamo niente. Al passo il maestro Roberto Cruciani, alla batteria Davide Micinilli, e poi abbiamo il sax tenore Craziella e al sax contralto Clemente Verdicchio. Allora, avete un album che è stato ristampato da poco? Sì. Com'è questo Swinging Boat? Oltre ad essere bello, ovviamente, perché non mi potete dire altro. Guarda, forse la cosa più bella che mi è capitata è che un amico che si era comprato il CD, che lavora in una scuola elementare, ha fatto sentire questo disco alla maestra. La maestra ha fatto sentire i bambini hanno fatto i disegnini su quello che provavano sentendo questo disco. L'ultima delle cose che ti aspettavi nella vita. È stata veramente una cosa bella, perché hanno scritto delle cose gioiose che gli faceva sentire gioiosi. Questa musica li faceva sentire gioiosi. Ed è così, allora, grande musica, grande energia. Il Music Corner di questo pomeriggio è tutto con i Fleur du Mal. Show.
Pronti?
Allora, grazie Stefano, grazie di essere venuti ai Fleur du Mal. Andateli a vedere quando vi capita in concerto, perché vale la pena, e soprattutto comprate, visto che anche su Amazon lo potete trovare con facilità, Swinging Ball. I Fleur du Mal, grazie.